Quella tra Natale e Capodanno è la settimana degli auguri. Una fitta rete di speranze e di buoni propositi avvolge tutto il mondo. Il nuovo anno fa il suo ingresso accompagnato dall'allegra artiglieria dello spumante. Quel che è detto per il 1958. La parola passa al 1959. Tutti nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio sono certi che quello che va a incominciare sarà un anno felicissimo. Dimenticati in queste ore cruci, affanni, preoccupazioni, ognuno è fermamente convinto che questa è la volta buona. Anno nuovo, vita nuova. In Giappone, secondo una secolare usanza, nella notte del 31 dicembre, gruppi di uomini, il volto celato da maschere paurose, si aggirano di casa in casa. Gli strani personaggi personificano le ultime ore dell'anno che se ne va. Le deformi maschere sono un'allegoria di quanto di triste è avvenuto negli ultimi 12 mesi. Ma nessuno ha paura di loro. Per brutte che siano, ormai appartengono al passato. L'avvenire sarà indubbiamente più bello. Ma torniamo ai rituali auguri e cediamo la parola a Walter Chiari. Amico del Giaguaro, 25-11. Azione! Va bene allora. Visto che tuo zio non la consente, tu non hai coraggio di dirgli le cose come stanno? Sai cosa ti dico? Buon Natale a te, Gabriella. Buon Natale, buone feste. Eh? No, scusa, guarda, Venati, è perché approfittando del momento che stiamo girando, facciamo gli auguri a tutti quelli che ci stanno intorno, a coloro che in questo momento ci stanno vedendo nelle sale cinematografiche, e un augurio particolare a quel pubblico che speriamo ancora più folto, che avrà la fortuna di vedere l'amico del Giaguaro. Un augurio particolare, perché forse ne avrà bisogno. Eh? Auguri anche a te, Walter. Grazie. E allora riprendiamo. 25-12. 1958. È la volta di una brava e bella rappresentante della vecchia guardia televisiva, anziana di attività ma giovane di anni ed entusiasmo, Nicoletta Orsomando. Come avete visto, stiamo preparando un nuovo numero di Cineselezione, la rubrica televisiva che spero voi conosciate. Voglio cogliere l'occasione per augurare a tutti gli spettatori, anche a nome delle mie colleghe, un felice anno nuovo. Auguri anche allo sconfinato esercito di sportivi dal prestigioso Lo Iodice. Voglio augurare a tutti gli sportivi italiani il felice 1959. E un augurio particolare ai cugini laziali. Auguro tante vittorie, tranne si intende con la Roma. Ma un altro campione vuol dire la sua. Sono parole queste che scendono dall'alto. Dall'alto dei 2 metri del portiere Lovati. A chi fa dello sport, a chi lo segue, i miei auguri di un anno nuovo ricco di felicità. Ricambio gli auguri all'amico Lo Iodice, tante vittorie per la Roma, eccettuato naturalmente contro la Lazio. Ma non tutti vorranno festeggiare spensieratamente l'arrivo del nuovo anno. Migliaia di persone quella notte, vigili e attente, saranno al proprio posto di lavoro. Il 59 sia pieno di gioia e colmo di doni per loro. Doni per intenderci come questi offerti da un Babbo Natale fuori serie. Notti tranquille il prossimo anno per voi, tutori dell'ordine. Notti con tanti clienti per voi, tassisti. Viaggi tranquilli per voi, ferrovieri. Notti miti d'inverno e fresche d'estate per voi, guardie notturne. E per voi, sentinelle, soldati d'Italia, un augurio particolare. Che la follia degli uomini non vi costringa a togliere la sicura dal vostro fucile. E ancora auguri. Uno lo inviamo alla Luna, che finalmente termini la sua romantica ma noiosa solitudine. Il 31 dicembre del 59 forse i terrestri brinderanno con i lunatici, salvo che essi, conosciuti gli uomini, non abbiano preferito emigrare su un altro pianeta. Un altro augurio venato di apprensione, questo agli automobilisti, che possiate riuscire a districarvi tra le infide secche del nuovo codice stradale. Se non ce la farete, il prossimo Capodanno lo passerete così. Ma per tutti noi italiani il più bel regalo che il 59 ci potrà fare è un decreto catenaccio che abolisca immediatamente tutte le cambiali. Infine, da parte del sottosegretario Ariosto, un augurio anche per chi vive fabbricando favole, gli uomini dello spettacolo. A tutta la gente del prestigioso, anche se complesso, mondo dello spettacolo, invio i più cordiali e affettuosi auguri. Che il nuovo anno sia portatore di un maggior benessere e di una più grande felicità per tutti. So, come lo sapete voi, in alcuni settori i problemi da risolvere sono gravi e che ci sono anche delle prospettive pesanti. Voglio però dirvi che da parte di tutti coloro che hanno il delicato incarico di avviare a felice soluzione le varie situazioni,
c'è la migliore e la più dinamica delle volontà. Uniamoci affettuosamente nella speranza, vorrei dire nella certezza, che tutto nel nuovo anno vada per il meglio.